Difensori e portiere sono i principali obiettivi di questa intensa fase di calciomercato per il Pescara. L'ampia operazione con la Ternana sta per vedere sistemata l'ultima tessera. Paolo Frascatore arriva a titolo definitivo. Come detto negli ultimi due giorni, qualche problemino, qualche dettaglio da limare nell'accordo tra il Pescara e il giocatore. Ora che la quadra si è trovata, Frascatore è in arrivo in città ed è pronto a tornare a indossare il biancazzurro. Si auspica con un esito migliore rispetto al 2013, quando, ben più giovane, trovò poco spazio e andò via nel gennaio 2014. Destinazione Regina. Difensore mancino nasce come fluidificante e Auteri potrà impiegarlo come tutta fascia di sinistra, ma adattabile anche come braccetto mancino nel trio di centrali. Difesa che sarà ulteriormente puntellata anche con l'innesto dell'ex L'Aquila Gianmarco Ingrosso, in uscita dal Pisa lo scorso anno, autore di una buona stagione in B al Cosenza, è ben noto a Gaetano Auteri che lo ha allenato a Matera. Di stretta attualità poi la caccia al sostituto di Vincenzo Fiorillo. Contatti sono stati allacciati con una vecchia conoscenza, Mirko Pigliacelli, che in passato più volte ha indossato la casacca biancazzurra. Operazione non semplice perché il giocatore milita nell'Universitate a Craiova, nella Serie A rumena, e ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Tuttavia il Pescara ci prova, sfruttando anche i buoni rapporti con l'agente di Pigliacelli, e la trattativa potrebbe entrare presto nel vivo, sia per la definizione di un indennizzo al club romeno, sia per l'ingaggio dell'estremo difensore romano cresciuto nelle giovanili della Roma. A Pescara è arrivato in prestito dal Parma nella prima parte della stagione 13-14 per poi andare via a gennaio. Acquistato a titolo definitivo nel 2015, fu subito girato in prestito alla Pro Vercelli e successivamente al Trapani. Tornato alla base nell'estate 2017, ebbe subito la fiducia di Zeman che lo preferì a Fiorillo. Poi la rottura col Boemo, consumata con la tribuna di Empoli e la successiva cessione. Pescara che continua a monitorare altri profili quali Bindi del Pordenone, Gagno del Modena e Pissari dell'Alessandria. Intanto si conosce la data dei calendari. Saranno sorteggiati lunedì 9 agosto alle ore 19, preceduti dalla definizione dei gironi, con Pescara e Teramo che saranno inserite nel girone B. Intanto la Federcalcio ha riformulato la graduatoria dei ripescaggi. Escluso il Fano, andranno in C Latina, Lucchese, Fidelisandria, Pistoiese e Siena. Una volta esaurite le pronunce del TAR sui ricorsi delle escluse, il presidente federale Gravina ratificherà riammissioni e ripescaggi.